Ah, un'ultima cosa, che poi devo andare, che qui sono già le 10. Guarda un po'. No, non ci credo. Torni per i miei 70 anni. Che potevo mancare, secondo te? Allora, ti preparo il solito letto? Sì, ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme. Torno in Italia per sempre. Davvero? Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800-03-0407. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Finalmente un posto dove andare per la Basilica del Volto Santo di Manoppello. Ristorante Casa del Pellegrino. Cucina tipica abruzzese. Pizzeria e braceria. Occhio al menù turistico. Nella nuova, moderna e accogliente struttura, anche comode camere per il soggiorno ed il relax. Casa del Pellegrino e bar-ristorante. Hotel residence con sala meeting. In via Cappuccini 26 a Manoppello. Telefono 085 85 98 28. Seguici anche sul nostro sito internet. Dal ristorante Il Diavolo e l'Acqua Santa del complesso Caffè Letterario a Pescara Vecchia, siamo nel cuore del capoluogo adriatico, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che si preannuncia davvero interessante, molto interessante, in compagnia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, con cui vorrei subito brindare. Grazie, grazie. Vino a questo nostro incontro. Cinque, è un piacere. Tra poco arriveranno i piatti preparati dallo chef del ristorante Il Diavolo e l'Acqua Santa di Pescara. Iniziamo subito ad entrare nel merito di questo programma, di questo nostro appuntamento. Che estate ha trascorso? Perché ormai è finita l'estate 2018, un'estate calda, intensa, ricca di appuntamenti importanti. Sì, beh, un'estate impegnativa, io mi sono concesso solo 4 giorni di riposo. E l'abbiamo vista. Tra l'altro ci siamo incontrati perché stavo a Santa Eufemia a Maiella, io ho nel cuore la mia terra, le mie montagne, quindi a Santa Eufemia a Maiella ho partecipato anche grazie a te alla giuria di Miss Adriatico, siamo stati anche a Caramanico Terme. È stata quindi una bella parentesi che abbiamo una bella parentesi insieme, sì. Di rilassamento, è stata intensa perché io non ho abbandonato quasi mai, quindi mi sono occupato sempre delle battaglie calde che investono la nostra regione. Di quindi cui verremo a parlarne, certo, di qui a poco. E in questi momenti di relax, in tutta sincerità, perché a tavola si dicono le migliori verità, Domenico Pettinari, a cosa ha pensato del suo Abruzzo, della sua regione? Ho pensato a voler dare fortemente a questo Abruzzo un nuovo governo regionale, un governo a guida Movimento 5 Stelle, perché ritengo che l'unica soluzione, l'unica speranza che rimane a questa nostra terra è cambiare, sterzare in maniera decisa e col passato. Il passato non ci deve rappresentare più, perché purtroppo, io dico purtroppo perché non per partito preso, mi sarei immaginato un'altra amministrazione regionale, ma questa amministrazione regionale a mio avviso politicamente ha distrutto l'Abruzzo. Quindi c'è bisogno di una grande sterzata e di un nuovo governo regionale che guardi ai veri bisogni, alle vere necessità del territorio, dei cittadini abruzzesi. Finalmente il senatore Luciano D'Alfonso, ex presidente, perché ormai lo dobbiamo chiamare così, ex presidente della regione Abruzzo, ha scelto la sua strada e quindi l'argomento del giorno resta la data
in cui l'Abruzzo tornerà al voto. Certo. E ci sono forti polemiche, voi vi siete espressi anche a tal riguardo, perché volete a tutti i costi che si debba tornare al voto prima della fine dell'anno, è così? Sì, non lo diciamo noi, lo dice la legge regionale è chiara e non è interpretabile, inequivocabile, dice che dalle dimissioni del Presidente entro i 90 giorni successivi le dimissioni si devono tenere le elezioni regionali, non fissare, ma tenere le elezioni regionali. Quindi al calcolo che abbiamo fatto noi, ai sensi della normativa regionale, entro la metà di novembre si dovrebbe andare al voto. E perché lo dice la legge regionale? E perché questa amministrazione regionale, il Consiglio regionale è ingessato, non fa più nulla, quindi non si sta producendo più nulla per i cittadini abruzzesi. Quindi i consiglieri regionali continuano a percepire l'alti guadagni, l'alti stipendi senza far nulla. Certo, perché il Consiglio è stato sciolto, quindi non si sta producendo più nulla, non si fanno norme per gli abruzzesi, non si fanno delibere, quindi chi ne paga queste spese? Sono i cittadini abruzzesi. Se si dovesse andare a votare quando dicono loro, cioè addirittura a febbraio 2019, sono oltre 8 mesi di paralisi della macchina amministrativa, e la paralisi costa in termini, se lo vogliamo monetizzare, a mio avviso potrebbe costare anche centinaia di milioni di euro, perché non mandi avanti i finanziamenti europei, non attrai finanziamenti europei, non dai la ricaduta sul territorio di queste risorse e blocchi tutti quelli che potrebbero essere i bandi, quindi blocchi, ingessi, quindi ci sono soldi che non vanno più in giro, si ingessano anche i soldi, ecco, questo è un danno enorme per l'economia abruzzese. Però il Presidente della Corte d'Appello, nel momento in cui parliamo, ancora si è espresso neanche in merito, quindi chi è che sta perdendo tempo? Allora, io auspico che gli organi deputati alla indizione dell'elezione, quindi alla fissazione della data, rispettino la legge. Gli organi sono più organi, c'è anche il vicepresidente vicario della giunta regionale Lolli, c'è il presidente del consiglio regionale che si devono esprimere, e mi auguro che stabiliscano la data entro i 90 giorni, ancora si sono espressi, io credo che tra qualche giorno si esprimeranno, voglio pensare che rispetteranno la legge. Secondo Pettinari, quale sarà la data giusta per tornare alle urne? Ma la data giusta essere? Non oltre il 15 novembre, quindi il 15 novembre si può votare giorno più giorno meno, e dare finalmente, come hai detto tu, finalmente questo senatore presidente incompatibile si è dimesso, mi auguro di poter dire finalmente la Regione Abruzzo ha un governo comunque diverso dal passato. Si è perso tantissimo tempo, anche questo doppio incarico che ha continuato ad avere Luciano D'Alfonso, senatore e presidente della Regione Abruzzo. Ecco, di chi sono state le colpe a suo avviso? A mente fredda, perché ormai è tutto chiaro. Ma solo sue, perché intanto lui ha tradito il mandato con gli elettori, perché dal momento che ti candidi per ricoprire e rivestire il ruolo di presidente, tu lo devi portare a termine. Lui prima della scadenza si è candidato ad una elezione superiore, possiamo dire, tradendo il mandato agli elettori. Non glielo ha ordinato il medico, dal momento in cui è stato eletto senatore lui si doveva dimettere, anche qui la Costituzione parla chiara, non si è dimesso, ha tenuto in ostaggio ancora Regione Abruzzo, paralizzando la macchina amministrativa, e dopo con comodo, quando gli è piaciuto, quando si è sentito in maniera tranquillo e comodo di fare, ha optato per il Senato. Eh no! È troppo semplice, non si fa così, non è corretto questo atteggiamento, e noi l'abbiamo riprovato. I 4 anni di governo di giunta Luciano D'Alfonso per Domenico Pettinari immagino siano stati completamente negativi, nonostante i proclami, i resoconti fatti nei giorni scorsi da Luciano D'Alfonso? Sì, ti rispondo con i numeri, ci diamo del tu. Allora, le due voci principali di bilancio di Regione Abruzzo sono sanità e trasporti. Sulla sanità non dovrei più parlare neanche io, perché ormai tutti i giorni parlo di sanità e sotto gli occhi di tutti questa amministrazione regionale, in continuità col passato, ha declassato e depotenziato la maggior parte di ospedali minori abruzzesi. Loro dicono che sono stati costretti a farlo. No, non sono stati costretti, perché la Regione Marche e altre regioni d'Italia hanno usufruito delle deroghe previste dal decreto Lorenzin per le zone interne e hanno lasciato aperti gli ospedali. Loro hanno chiuso, tagliato gli ospedali minori che fungevano da valvola di sfogo per gli ospedali 4 capoluogo di provincia. Inevitabilmente il flusso di utenza si è riversato verso gli ospedali maggiori che già scoppiavano ieri, e a maggior ragione oggi
oggi non ricevono più l'utenza, infatti il pronto soccorso scoppiano, se devi fare una visita devi aspettare almeno un anno e mezzo, se entri in un reparto bene che ti va ti mettono in corridoio. Sanità, e voglio sincerare. L'uscita dal commissariamento non basta a giustificare? No, perché l'uscita dal commissariamento, contestualmente all'uscita dal commissariamento, avresti dovuto mettere in campo politiche sanitarie rispondenti alle vere esigenze del territorio per potenziare. Allora, quando si tagliano delle strutture minori, io non sono d'accordo a tagliare ospedali. Ma volendo, ammettendo che si debbano tagliare strutture ospedali minori, contestualmente devi potenziare la medicina territoriale, i distretti sanitari di base, l'assistenza domiciliare integrata, quella che ti entra dentro casa, e soprattutto la rete di emergenza urgenza. Cioè, se mi chiudi Penne, tu devi comunque garantire una rete emergenza urgenza che nei tempi consoni e congrui ti portano nel pronto soccorso degli ospedali di Pescara. Ammesso, io non sono per la chiusura, ribadisco, certo. Ma se proprio vuoi chiudere e depotenziare perché sei un folle, perché ti piace fare questo, almeno mi devi depotenziare la rete emergenza urgenza. Qui non si è fatto nulla, si chiude a freddo senza potenziare l'emergenza urgenza, quindi che si è fatto? Una macelleria sociale sulla sanità. Trasporto, la seconda voce di bilancio. Trasporto pubblico regionale, tua, io ieri l'ho chiamata la fusione del fallimento. Hanno fuso le tre società, ARPA, GTM e Sangritana, in tua, dicendo che avrebbero razionalizzato il servizio. Razionalizzare significa spendere meno soldi. Ieri abbiamo scoperto che hanno, si sono indebitati di più, hanno speso più soldi, si spendono più soldi per carburante, buoni mensa, metano, buoni pasto, tutta una serie di cose. Hanno assunto più dirigenti e hanno tagliato il personale viaggiante, gli operatori di esercizio, quello che servirebbero. Assumono più dirigenti, tagliano il personale viaggiante, aumentano i costi, c'è un'esposizione di oltre 20 milioni di euro di debiti. Queste società sono decotte e a fronte di questo cosa fanno? Aumentano il biglietto dell'autobus, quindi aumentano i costi del biglietto e tagliano circa 3 milioni di chilometri, quindi le aree interne sono fortemente penalizzate, tipo Santa Eufemia, dove siamo stati noi, se ieri aveva tre corse al giorno, oggi ne avrà una sola. Questo hanno fatto, quindi fallisci su sanità, fallisci su trasporti, chiuso, finita l'amministrazione. È un'amministrazione a bocciare. Rifarsi la faccia, rifarsi il look con i fondi Masterplan, di cui si vede ben poco oggi come oggi, che cosa significa secondo Pettinato? Beh, io non ho visto intanto i soldi, ho sentito solo gli annunci. Annunci per oltre 1 miliardo di euro che sarebbero stati o dovevano essere comunque dirottati in Abruzzo, io non ho visto nulla, solo annunci. Ci saranno, non ci saranno, sono stati fatti bandi, progetti, appalti, no, sta tutto all'anno della pietra, ma non solo, il combinato disposto tra il master plan e i fondi europei comunitari di altro genere, FSE, FERS e i fondi per l'agricoltura, sono al palo, sono fermi, ingestati, questi hanno mandato avanti non più del 5% dei progetti comunitari che dovevano fare, quindi significa che non abbiamo attratto risorse dall'Europa, quindi diciamocela tutta, questi signori hanno pensato per pochi, a svantaggio di tutta la comunità dei cittadini abruzzesi. I cittadini abruzzesi li hanno visti e li manderanno presto a casa, perché questa è la Vox Populi. Saranno spacciati via e dimenticati anche dalla storia. Lei in questi anni è stata davvero una spina nel fianco di questa giunta di centrosinistra che ha guidato la regione Abruzzo, addirittura è stato anche querelato per portare avanti le sue idee, per portare avanti i suoi progetti. Che anni sono stati per Domenico Pettinari? Ecco, grazie che lo ricordi tu, perché questo è un gallone che dovrei ammettermi sulle spalle, una medaglia. Io sono stato l'unico citato a giudizio dal presidente di regione che mi ha chiesto 200.000 euro di risarcimento danni per aver fatto per aver fatto il mio dovere, per aver fatto innescare una grande inchiesta su uno spreco di denaro pubblico su un appalto della AS di Pescara. Il processo si è concluso, siamo in attesa di sentenza, io mi auguro naturalmente che si risolva in maniera positiva. Ho rischiato anche tanto, perché si rischia quando si dice ciò che si pensa e si portano avanti delle grandi battaglie per l'interesse generale collettivo e hai di fronte un avversario così direi violento politicamente, si rischia anche queste cose. Ho sempre rischiato, tra l'altro io sono abituato a rischiare nei quartieri caldi, tu sai bene, minacce di morte ne ho ricevute tante, quindi. Ecco, poi se avremo tempo parleremo anche di questo, però mi premeva sapere cosa ne pensava sugli ultimi fatti di cronaca, i fondi ritirati per il bando delle periferie
soldi che Pescara attendeva tantissimo per riordinare le situazioni nelle periferie, nei quartieri cosiddetti a rischio. Lei che ha speso anima e cuore proprio per cercare di difendere tutti coloro che vivono in una situazione difficile, famiglie che vengono quotidianamente minacciate, fondi che servivano per rilanciare le periferie di città importanti come Pescara. Eppure dalla nazionale sono arrivati dei dinieghi per questi fondi. Ci sono state ultimamente delle proteste a Roma da parte dei sindaci di Pescara e di Chieti. Ecco, riepilogando sì. La situazione. Allora, le rispondo con un atteggiamento del Partito Democratico, proprio perché non sono stati ritirati questi fondi. A quel famoso emendamento al Senato, i senatori del PD hanno votato all'unanimità con il Movimento 5 Stelle quando si cercava di posticipare questo discorso. Perché? Quindi il PD ha votato assieme a noi al Movimento 5 Stelle su quell'emendamento. Se si stavano veramente ritirando i fondi, le pare che il PD votava col Movimento 5 Stelle? No. Allora, c'è un tecnicismo. Non sono stati ritirati. Ecco, spieghiamo bene. Allora, il tecnicismo è questo. Che non avevano fatto dei... terminato i bandi, terminato i progetti, quindi la fase della tecnostruttura non si era terminata nei tempi e c'è stato solamente l'obbligo, anche sancito da una sentenza della magistratura, di posticipare questi fondi. Questi fondi ci saranno da qui a qualche mese, non è stato tolto nulla, ma si è dovuto sanare con questo emendamento perché, possiamo dire così per far capire a chi ci sta sentendo da casa, non si erano ultimate le procedure tecnico, burocratiche, amministrative, e se non termini quella procedura tu non puoi andare all'erogazione dei fondi. Anche un bambino della quinta elementare avrebbe capito. Infatti il PD in quel caso, responsabilmente, siccome aveva capito, perché il danno l'avevano fatto anche loro governando loro, hanno votato col movimento per posticipare. Adesso stanno criticando quando loro stessi hanno votato con noi per posticipare. Quindi si risolverà tutto a breve, tra qualche mese ci saranno questi fondi e si potrà. No, sono polemiche su. Vedremo, tra qualche mese il problema è risolto. Quindi naturalmente è diritto di tutti manifestare. Quindi io rispetto chi manifesta, perché questo è un paese dove c'è ancora la libertà di espressione. Chi non rispetta, chi non manifesta o chi esprime le proprie opinioni, il Presidente di Regione che mi ha chiesto 200.000 euro per aver detto quello che penso. Ecco, questo è grave. Noi rispettiamo quelli che in questi giorni stanno manifestando, perché manifestare è legittimo, anche se non lo condividiamo perché è strumentale. Restiamo nell'argomento, intanto io la esorto ad assaggiare questo ben di Dio che ci hanno preparato gli amici del ristorante Il Diavolo e l'Acqua Santa all'interno del caffè letterario a Pescara Vecchia. Ci troviamo davvero a meraviglia, d'altra parte conosciamo molto bene questo esercizio di ristorazione aperto sia a ora di pranzo che a ora di cena. Salutiamo il suo titolare Roberto, ma salutiamo davvero tutto lo staff, è davvero bello esserci. Lei conosce a meraviglia la situazione dei quartieri a rischio di Pescara, da Fontanelle, Arancitelli, San Donato. Ecco, oggi come oggi, che momento vivono? Perché anche lì, tra la criticità degli immobili, il problema sicurezza, certo ci sono tante, tantissime famiglie, brave persone che vivono in una situazione delicata. Ecco, sì. Definiamola così, la situazione. Sì, il problema sicurezza è... vive una vera emergenza, soprattutto a Pescara, ma non solo. Emergenza nelle case popolari, perché la maggior parte sono detenute da pregiudicati che detengono illegalmente l'alloggio popolare, più delle volte sfondando, occupando abusivamente, sottraendolo a quei tanti cittadini onesti che stanno in graduatoria e che magari hanno 4, 5, 6 figli e che non possono entrare all'interno della casa popolare perché c'è il criminale proprio pregiudicato che gliel'ha presa. Quindi ha fatto bene Montesilvano, gliel'ha sfondata. Montesilvano a dire no alle case popolari per quelle persone che hanno dei reati legati alla prostituzione, allo spaccio di droga. Allora, io sono stato il fautore della legge regionale che prevede, e fortunatamente è stata approvata ma non applicata, ecco il dramma, te l'approvano e non te l'approvano, che prevede che tutti i delinquenti criminali pluripregiudicati devono essere fuori dalle case senza se e senza ma. Quindi io sono stato il fautore. Se ci sono dei sindaci che accettano quello che è questa legge regionale, io sono contentissimo se ci sono amministratori che approvano. Ora, il discorso qual è? È che nelle case popolari ci sono due ordini di problemi, come abbiamo detto. Sicurezza, e io l'ultima conferenza stampa l'ho fatto in via Codugo del Servizio qualche giorno fa,
lì si spaccia droga e addirittura, che cosa abbiamo detto? Non solo si spaccia droga, ci sono reati che vanno dal usura, racket, quad. C'è un problema, che adesso questi signori si sono dotati di porte blindate e di telecamere, quindi le povere forze dell'ordine tante volte dice fanno i blitz e non trovano niente. Ti spiego perché non trovano niente, perché quando ti doti della telecamera tu riesci a vedere anche quando stanno per entrare a fare il blitz, c'hai la porta blindata che non riesci a buttarla in 5 minuti, ci vogliono almeno 15 minuti, quindi tu se c'hai la droga in casa hai tutto il tempo per disfartene, vai nel water, la getti nel water. Insomma, si sono ammodernati. Si sono ammodernati, quindi c'è questo problema. C'è un altro problema, che addirittura persone che spacciano droga mentre sono agli arresti domiciliari. Noi abbiamo anche segnalato alle forze di polizia, ci sono persone agli arresti domiciliari e questo è il culmine, è il massimo che si può fare. Tu agli arresti domiciliari per droga continui a spacciare droga dagli arresti domiciliari in un appartamento detenuto abusivamente, che non è neanche tu. Quindi abbiamo delle situazioni allarmanti. Violenze nei confronti dei cittadini onesti che non ce la fanno più, di fronte a questo ci vogliono politiche serie, ricatti, e quando è politiche serie. Allora, perché ci siamo scontrati col presidente D'Alfonso? Perché io chiedevo con tante manifestazioni l'allontanamento dei delinquenti criminali abusivi delle case popolari. Lui è andato in via Rigopiano e ha incontrato proprio gli abusivi. Allora io ho detto, ma speriamo che gli dice tra poco vi sfratterò, vi getterò via. No, lui è andato là a chiedere che cosa avete bisogno. E una persona di cui c'è proprio un video che lo ritrae su Facebook, sulla sua pagina, glielo ho detto anche in consiglio, dove un abusivo dice presidente io sono abusivo, e mica gli ha detto vai via ti caccerò qua, no, gli ha detto di che cosa hai bisogno. Allora ecco la differenza, no, c'è una differenza sostanziale, i cittadini possono scegliere, c'è chi sta dalla parte o che dice io gli abusivi non li tocco e chi fa una guerra da ormai 15 anni contro questi delinquenti. Ma infatti lui mi ha risposto dicendo io non stanzierò nemmeno un euro per sfrattare gli abusivi, perché tu sai che per sfrattare gli abusivi ci vogliono almeno 4.000 euro ad abitazione. Lui è io non sfratterò, quindi significa che lui non vuole cacciarli. Ora non ci sarà più, mi auguro che il prossimo governo regionale metterà mano anche a queste cose. Ecco, come si risolverà il problema delle periferie, del degrado delle periferie a Pescara? Allora, intanto c'è il discorso quindi di sicurezza, quindi c'è bisogno di fondi della Regione Abruzzo, perché è Regione Abruzzo proprietaria di queste case, per lo sfratto immediato di tutti gli abusivi. E ci servirebbero non tanti soldi, basterebbe 400-500 mila euro, mezzo milione di euro, che sono briciole per la Regione Abruzzo, per fare pulizia. E tu facendo pulizia che fai? Togli il marcio, quindi è come una siringa di sangue infetto che tu togli e vai a rimettere il sangue pulito, perché inserisci contestualmente lo sfratto, ci vai a mettere la famiglia onesta, sana, e quindi vai anche a riqualificare il tessuto sociale del posto. Quindi sfratto gli abusivi, la seconda cosa manutenzione delle case popolari. Allora, dopo tante battaglie siamo riusciti anche a far mettere qualche soldo dalla Regione Abruzzo per le manutenzioni delle case popolari, dove ci piove dentro, tu ricorderai quante volte, infiltrazione. E adesso fortunatamente, sempre grazie a noi, a tutte le battaglie che ho fatto io, stanno partendo i lavori di riqualificazione delle case popolari, perché attenzione, quel fondo nazionale di cui parlavamo prima non è per riqualificare le case popolari, quella è un'altra riqualificazione, cioè con quel fondo loro avrebbero riqualificato solo il contesto urbano, cioè fai un parchetto, ci fai un giardino, ma le case popolari, quelle non sono soldi destinati alle case popolari, per le case popolari si deve pensare alla Regione Abruzzo, e io sono riuscito a far mettere dei soldi dalla Regione Abruzzo adesso per ristrutturare, quindi manutenere le case popolari. È stata davvero un'esperienza entusiasmante, stando proprio alle varie argomentazioni di cui si è occupato Domenico Pettinari. Prima esperienza sui banchi di Palazzo dell'Emiciclo, com'è andata? Se potesse fare un bilancio, Domenico Pettinari, che cosa ci potrebbe dire? Bah, io dico che sono molto contento e soddisfatto per il lavoro fatto dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Abbiamo ottenuto tanti risultati, seppur con grandi sacrifici, perché non ci siamo fermati mai. Sono state approvate alcune leggi nostre importanti, abbiamo fatto decine di migliaia di emendamenti migliorativi per le norme regionali, abbiamo offerto e dato un contributo fattivo per il miglioramento di Regione Abruzzo, e questo ce lo riconoscono un po' tutti quanti. Poi naturalmente ci sono stati scontri anche feroci e violenti, sempre rimanendo nel dibattito politico, perché abbiamo avuto un'amministrazione un po' troppo arrogante, io direi, oltre a cattiva amministrazione l'arroganza. Ecco, il momento più bello che ha vissuto sui banchi del Consiglio regionale e viceversa il momento più brutto. È possibile ricordarli in questa sede? Il momento più brutto è quando si è
approvato, è un atto monocratico, i famigerati decreti del commissario ad acta, l'allora commissario ad acta della sanità Luciano D'Alfonso, che hanno depotenziato e declassato la sanità d'Abruzzo. Io la sanità ce l'ho nel cuore, ritengo che un amministratore regionale debba avere la sanità nel cuore, questo mi ha fatto male, brutto. Momento più bello sono tutte quelle grandi esperienze fatte assieme agli altri quattro consiglieri regionali, battaglie anche fino a tardanotte, fino alle 3, alle 4, alle 5 di notte in consiglio regionale, e poi tornavi su anche se senza forze, distrutto, però ti sentivi che avevi dato tutto te stesso per il benessere dei cittadini abruzzesi, e quindi più di quello non potevi fare, non potevi andare, pur stando in opposizione. Quelli sono dei bei momenti, dei momenti dove hai donato parte di te stesso alla collettività, hai dato anche come se avessi donato qualche goccia di sangue per il bene pubblico, per l'interesse generale, quindi dice la mia esistenza è servita a qualcosa, ecco. Come si diceva, tra poco si tornerà al voto in Regione Abruzzo, sì. E il Movimento 5 Stelle però si presenterà come partito che ha come riferimento un partito nazionale, un partito di governo. Senz'altro sarà un'esperienza diversa, perché l'esperienza a livello nazionale senz'altro cambierà per certi versi le carte in tavola. Ecco, i fatti che avvengono a Roma su scala nazionale come possono influire i risultati a livello regionale? Ma io penso positivamente, io non credo ai sondaggi, ma vedendo i sondaggi i partiti di governo stanno acquistando consensi, quindi questo ci dicono i sondaggi, le proiezioni che si fanno. Io sento, perché vado girando, che comunque ci sono pareri positivi da parte dei cittadini nei confronti di questo governo, che governa da appena 4-5 mesi. Dobbiamo dar tempo al governo di fare tante altre cose, il reddito di cittadinanza per i tanti disoccupati che verrà fatto, è solo questione di qualche mese, un anno più, ma verrà fatto, che abbiamo preso e lo faremo, la riforma delle pensioni, il discorso della sicurezza, immigrazione che stiamo facendo, ci sono tutte cose che sono state dette, è solo questione di tempo. Vedremo che questo governo, secondo me, aiuterà anche la campagna elettorale regionale. Ecco, però a livello nazionale c'è stato un contratto di governo firmato tra Lega e Movimento 5 Stelle. A livello regionale si potrà ripetere qualcosa di simile? No, o magari... a livello regionale non ci sono questi accordi, a livello nazionale si è fatto e sta andando bene. Adesso non c'è nessuna possibilità di fare accordi o contratti a livello regionale, anche perché poi è la legge regionale che non prevede questo, perché la legge regionale non ha bisogno di alleanze. Qui in Abruzzo vince chi riporta un voto in più, quindi se il Movimento 5 Stelle riporta un solo voto in più degli altri, scatta subito il premio di maggioranza e ti consentono di governare. Mentre a livello nazionale, non essendoci il premio di maggioranza, eri costretto comunque a fare delle alleanze. In Regione Abruzzo invece non serve, perché basta una sola forza politica e prende un voto in più, vai subito a governare col premio di maggioranza, quindi è proprio la legge migliore, è migliore la legge regionale. Ma rispetto a 4 anni fa ritenete di essere più forti, più solidi? Senza ombra di dubbio, noi 4 anni fa abbiamo preso il 22-23%, adesso perlomeno ci danno molto 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 più alti, e i sondaggi che noi non facciamo fanno gli altri, ma io che giro sento abbiamo acquistato secondo me tanti punti più, ecco, tanti più. Da dove dovrà ripartire la prossima squadra di governo a livello regionale? Quali saranno le priorità, le criticità da risolvere al più presto? Le priorità sono sanità, trasporti, fondi europei, aree interne gravemente abbandonate e lasciate a se stesso, e poi l'ambiente, non ultimo l'ambiente, perché la regione ha grandi competenze sull'ambiente e sulla protezione civile e sulla messa in sicurezza delle nostre infrastrutture, perché lì dobbiamo puntare molto. Tutto deve essere messo in sicurezza, scuole, edifici pubblici, anche edifici privati, si devono partire con anche politiche mirate alla ristrutturazione dei servizi. La legislatura è praticamente conclusa, ma sì, c'è qualcosa che avrebbe voluto fare, avrebbe voluto portare avanti Domenico Pettinari, che purtroppo per motivi di tempo non è riuscito? Sì, ci sono diverse leggi che ho proposto io che non sono state approvate: una legge a favore dei malati oncologici, una legge per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, una legge per le aree interne, sono diverse leggi che sono state purtroppo non approvate o bocciate, ecco.
questo. Tempo è galantuomo, speriamo che ci le ripresenteremo e le faremo noi se i cittadini ci daranno la forza. Beh, in bocca al lupo a Domenico Pettinari, consigliere regionale, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola. Adesso la lasceremo ad assaggiare questo ben di Dio che ci hanno preparato gli amici del ristorante Il Diavolo e l'Acqua Santa, qui all'interno del complesso Caffè Letterario a Pescara Vecchia, dove ci troviamo davvero a meraviglia. Quindi grazie a Domenico Pettinari, grazie a tutto lo staff del ristorante Il Diavolo e l'Acqua Santa di Pescara, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Finalmente un posto dove andare per la Basilica del Volto Santo di Manoppello. Ristorante Casa del Pellegrino. Cucina tipica abruzzese, pizzeria e braceria. Occhio al menù turistico. Nella nuova, moderna e accogliente struttura, anche comode camere per il soggiorno ed il relax. Casa del Pellegrino e bar-ristorante, hotel residence con sala meeting. In via Cappuccini 26 a Manoppello. Telefono 085 85 98 28. Seguici anche sul nostro sito internet. Ah, un'ultima cosa, che poi devo andare, che qui sono già le 10. Guarda un po'. No, non ci credo. Torni per i miei 70 anni. Che potevo mancare, secondo te? Allora, ti preparo il solito letto? Sì, ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme. Torno in Italia per sempre. Davvero? Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407.